I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Le blanchisseuses font comme ça, et puis encore comme ça. Les blanchisseuses aiment l'été, oh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Giovedì mattina, ben ritrovate care amiche e cari amici. Il nostro consueto appuntamento, eccoci qui e un buongiorno a Marco. Ciao, ciao. Buongiorno a te. Ciao Arianna, ben ritrovata. Buon giovedì mattina a te, un buon giovedì mattina a tutto il pubblico di Casalotto. Inizia la lunga giornata insieme. Iniziamo adesso con i primi consigli. Ci rivediamo nel pomeriggio e poi pezzo forte, inizio a dirlo, questa sera. Quarta del mese, ormai insomma è un po' di giorni che aspettiamo questa estrazione, io non perderò molto tempo nel ricordare quelli che sono stati piccoli risultati ma assolutamente veri dell'altra sera, quindi una terza estrazione purtroppo senza 90, ci siamo limitati a portarlo a casa al primo colpo a Cagliari sabato, però poi ricordiamoci il 17-70, il 21-81 di Lotto Segreto, il 30-45 d'Alterno dell'Estate e l'Ambo di Figura 9, 18-45, che sono i piccoli risultati che abbiamo ottenuto nella scorsa estrazione. Andiamo avanti oggi più che mai, quindi io tra un po' vado di là, vi lascio anche tutto il tempo iniziale perché l'88 e il 90 sono questa sera in assoluto le due condizioni, i due numeri appunto più attesi. Anzi, poi vi ricorderò anche se avete delle vostre robe con l'88 e il 90, ognuno di noi ha dei numeri riferiti a date, eventi particolari, usateli sulle stesse ruote perché sono molto molto particolari. Tra poco. Andiamo a scoprire allora il menù di questa sera. Parleremo della coppa del nonno. Ti piace il gelato? Sì. E poi non avendo fatto colazione, devo dire che ne col caffè ci sta bene, Anche senza. Anche senza? Sì. No, adesso mi hai tirato un attimo perché mi hai ricordato un gusto che mi manca all'appello ma che esiste ancora e che io amo alla follia, la coppa del nonno. Però è un po' che non la mangio, quindi adesso mi hai portato... La mia nonna ne mangia sempre. Finiamo la mattina che vado a comprarne un camion. Esatto, esatto. 1955 è nata proprio questo bel gelato. Poi andremo a parlare della tomba, del sarcofago del faraone Tutankhamon che sarà restaurata. Pensa un po'. Dov'è? Ci metterà là. Tantissimo. Sì, credo che sia là, al suo posto. Sai che lì ha tirato il giro di tutto. Esatto, un pezzo di la tomba sarà proprio, esatto, sì. la stanza. No, il sarcofago è proprio. Quello dov'è? Boh, non lo so. Leggeremo bene. L'unica cosa che ha lasciato là sono i muri, ovviamente, perché non le hanno potute smontare, ma hanno depredato qualsiasi cosa. Poi andranno nel museo dell'Egitto che aprirà l'anno prossimo, però adesso come adesso non so dove verrà restaurata, però scopriremo tra poco la notizia e poi andremo a parlare del raduno incredibile che c'è stato nell'Ohio dei gemelli, circa 3.000 gemelli presenti. Quindi 6.000 o 3.000, 1.500 coppie? No, secondo me. No, stavo pensando al sarcofago che mi spiace se lo mettono lontano perché non lo posso toccare così e nessuno mi può cazziare. Allora dai, non tante... Non tocca! Esatto, non toccare, andiamo di là perché ho il tempo e le linee per iniziare a parlare di 88 e 90, poi per le chiacchiere abbiamo tantissimo tempo tra poco. Venite con me.
Molto bene, come promesso vi lascio tutto il tempo, 895-095, poi anche nella mezz'ora dopo le 10 io ci ritorno, perché sull'88 e 90 anche ieri sera, ieri pomeriggio, insomma, ho dedicato parecchio tempo, so di essere stato particolarmente noioso, ma sono due numeri che continuiamo a ricordare attesi dalla quarta. La quarta è appunto questa sera, non perdeteli. Come ho detto prima, avete poi cose che vi piacciono, che vi appartengono, numeri storici, nostri, non nostri, con l'88 e 90, scoprite intanto dove l'88 con il suo terno, quindi è un terno facile da giocare, è pronto, e l'ambo col 90, tutto qui. Le ruote sono le migliori, le trovate qui dentro dopo il tasto 3. Con l'io vi aspettiamo. Fondamentalmente è un'estate vicina, fondamentalmente è un'estate italiana. Fondamentalmente è un'estate in piscina, fondamentalmente è un'estate bollente. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi, quel che vuoi. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi, quel che vuoi. Fondamentalmente è un'estate lo stesso, fondamentalmente è un'estate italiana, fondamentalmente è un'estate di sesso, fondamentalmente è un'estate bollente. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi, quel che vuoi. Fondamentalmente è un'estate vicina, fondamentalmente è un'estate italiana, fondamentalmente è un'estate in piscina, fondamentalmente è un'estate bollente. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi, quel che vuoi. Tu lo sai, fondamentalmente è un'estate italiana, fondamentalmente è un'estate di sesso, fondamentalmente è un'estate bollente. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi. Ero là, là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, e mi passa davanti un bonazzo. Troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina. Quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto. Rieccoci.
Beh, noi stiamo parlando di cibo anche se è mattina, perché noi abbiamo sempre fame. A tal proposito parliamo della coppa del nonno, bella fresca, ci rinfrescherebbe un po'. Allora, nata nel 1955, anno di lancio della coppetta al caffè, poi denominata coppa del nonno. La geniale invenzione Motta oggi conta 25 milioni di unità vendute all'anno. Nuovo il target, il caffè non era per i bambini, iconica la coppetta di plastica a forma di tazzina, ridisegnata dall'originale nel 1973 da Salvatore Gregorietti, grande designer italiano. Motta fece contro anche, fece centro anche con la Coppa dei Campioni, te la ricordi? Metà panna e metà cioccolato, buona l'idea di marketing che ebbe molte variazioni sul tema. Ma quindi i bambini la possono mangiare, coppa del nonno? Io, penso che ho iniziato a mangiarla a 2 anni, da bambino ne ho mangiate delle quantità, sì, eh? Vabbè, insomma, forse per caffè quello, ce ne sarà. Per quello forse mi è rimasta la malattia del caffè. Caffè, io su quello sono proprio malato. Ecco, devo dire, per par condicio, quindi insomma, abbiamo fatto anche della pubblicità, diciamo un lato, no, negativo no, però di quel marchio lì è forse l'unica cosa che apprezzo alla follia. Mi piace veramente tanto, adesso l'avevo rimosso quest'anno perché l'anno scorso ne ho mangiate tonnellate, non e l'ho poi ancora è proprio comprata. Cremoso il gelato che c'è dentro, meraviglioso, buonissimo. È azzeccatissimo, non ha subito cambiamenti perché poi insomma ci sono dei prodotti storici, insomma io arrivo dagli anni 70 e che hanno però cambiato gusto, perché negli anni 70 secondo me c'erano molti meno vincoli rispetto ad oggi, quindi secondo me non voglio dire che ci facevano mangiare la diossina, ma che cosa c'era dentro lo sa solo chi lo faceva. Meno controlli. Meno controlli o comunque molta chimica, molta roba poco naturale. Ci sono stati per fortuna dei cambiamenti e alcuni gusti sono cambiati, però ci sono dei prodotti che sono loro. Io quando penso alla coppa del nonno, l'ovetto Kinder, in cui mi ci sono sfondato e ancora oggi più che volentieri, aspetto a Natale la versione quella bella bombata gigante, e a Pasqua quello ancora di più, quindi beh, ci sono insomma dei prodotti che sono rimasti identici e questo è uno di quelli che apprezzo veramente tanto. 25 milioni vendute mi sembrano un po' pochine, perché credo che 5 milioni le ho mangiate solo io all'anno. No, vabbè, non sono, beh, però magari non è gradito o oggi, beh, oggi però parliamo un po' come per il resto di qualsiasi tipo di prodotto, vasta scelta e tanta roba. Cioè, bravo. C'è banco, freezer, c'è troppa roba di gelati, ogni volta c'è una novità, tu lo sai meglio di me perché tu mi sei quello che mi indica le cose nuove da provare, se sono buone, se non sono buone, ho già tutta la recensione ma del che prodotto. Ne ho provato uno che adesso io non mi ricordo veramente il nome, c'ha un nome strampalato, che è una... Però c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, ma io poi non sono questo? Un amante del genere. No, del dolce no. No, però diciamo però che provo. Però butti l'occhio. No, ma questo è pazzesco. Che cos'è? Che cos'è? È una versione del Magnum, ma non è della Magnum. È, guarda, devo... Quindi devo... con lo stecco? Sì, sì, è un Magnum, quindi è una copia, un falso, ma è pazzesco. Ma di una marca conosciuta, tipo Motta? No, però non è una sottomarca, è una roba nuova e l'ho già mangiata tutta la scatola, quindi devo ribeccare. È veramente, mi ha tirato male. Cioccolato? Cioccolato bianco che io non amo, ma quello mi piace, dentro è vaniglia, ma fuori è bello incrostato di... No, frutta secca, sì. No, veramente? E dopo lo cerchiamo. Dimmi c'ha come un nome si corto, no, Voji, Noji, Moji. Cochi, vabbè, una roba così, ecco, scuro, con la scritta mi sembra verde acido, che li ho sparati tutti e quattro subito, quindi... Anche io non amo il cioccolato bianco, ma detto così me lo mangerei anche adesso. Quest'anno non ho visto quei ghiaccioli dell'anno scorso, quelli al cocco, al cioccolato... No. No, non li ho visti. Li hanno tolti dal commercio, hai capito quale marca? Sì, sì, certo, certo. Che buoni che erano. Non li ho trovati, credo che li abbia mangiati tutti, ma non ci sono. In genere erano vicino alle pizze, no? Esatto. Hai guardato bene? Adesso finisco la diretta e vado. Sì. Guarda, no, non c'erano. Ti prendo per la merenda. Non c'erano, non c'erano. Né qua né dove abito io, che c'è la linea, la sorella sotto, sì, insomma, quella con la U davanti. Vabbè, diciamolo, dai, si chiama... Che cosa? La marca. È il viaggiatore orgoloso. Che sai che lo chiamo gustoso. Sì, il viaggiatore orgoloso. Ecco, quei robini non ci sono più.
E anche nella UNES, che è lo stesso, U2. No? U2. Vabbè, no, sì. UNES anche, mi sa. Quelli due sono due lì, vabbè. Vabbè. Basta. Quindi se li trovate... mandateli, ovviamente, con i 40 gradi che ci sono, arrivano. Esatto. Non li ho trovati. Cioccolato era... C'era nocciola, cioccolato, pistacchio, cocco, per cui ne ho mangiato una tonnellata. Sembra proprio di mangiare il cocco. Sì. Proprio buoni. Vabbè, basta, tanto non possiamo mangiare per ancora mezz'oretta, Poi possiamo, insomma, berci un caffèino, mangiarci un ghiacciolino. Ti seguiamo di là in redazione. Andiamo e cambiamo traiettoria, perché adesso andiamo ad aprire intanto le porte all'Otto Flash, un altro portale sempre a basso costo, con gli altri due. Io li chiamo l'alter ego, perché insomma, come già ho ricordato in questi giorni, ci sono questi quattro numeri, che sono i numeri più particolari. Terza, quarta e quinta, quindi questa è la settimana. Martedì non hanno scelto di presentarsi, ma il 9, il 90, l'88 e l'89 da adesso, quindi quarta, stasera, a fine mese, sono numeri straordinari. Mi piacerebbe dirvi che tiriamo a casa la quaterna così com'è fatta. Potrebbe anche arrivare, perché loro poi giusto ritardo fa sì che, rimanendo compattati, si possano anche presentare. L'alter ego rispetto al portale di prima abbiamo parlato dell'88 e del 90 con un ambo e un terno, in questo invece c'è il 9 e l'89, che è oltretutto un ambo che abbiamo vinto due volte nel mese di luglio, tutte e due le volte secco e su ruota. Attenzione, perché anche qua c'è un ambo con un numero e un terno con quell'altro. Con 2 euro abbiamo giocato. Venite con me. Allora, 89, 22, 77 è l'altro portale, costa anche lui pochissimo come il precedente. Questi sono i due contenuti e contenitori che io e Lio vi consigliamo. Stringatissimi, perché anche qua si parla di solo un ambo e solo un terno, proprio con il gioco del 9 e figura 9. Il terno è composto dal 9 e la figura 9, e qua dovrei ricordare, ok, non sarà andata benissimo, a parte il 90 di Cagliari che è stato un contentino proprio sabato sera. Per il resto speravamo qualcosa in più, ma ci rifacciamo, e questa sera è la sera giusta, lo continuo a dire. Poi vediamo, insomma, che cosa succede tra poche ore. Stavo dicendo, sul 9 figura 9 invece già agosto nelle sue prime tre estrazioni è stato generoso, perché noi a oggi contiamo 5 ambi di figura 9 e un terno. Attenzione, perché erano 30 ambi e 4 terni in luglio, qui siamo già a 5 e un terno, e le estrazioni che sono passate sono solo 3. E allora 9 figura 9, si gioca un terno, per l'89 solo un ambo. Tutto questo, un ambo e un terno, dopo il tasto 3 dall'89, 22, 77. Vi aspetto. Tango, pulcherrima mano, Fasio, blanchissime dita, resto con corpo lontano, oh, dolce riverita, tango d'amore latino, brillante tango argentino, sangue qui pulsati in me, tango che muore in caschet, tango suave bacino, Fasio la mille di brace, vengo con corpo vicino, oh, amare te me piace. Mirabilia, stringo le coppie del seno, te miro dentro le ciglia, d'estasi su un pleno, tango tua pelle rubente, fiuto capilli di fuoco, mordo con punta di dente, te sento in esto gioco. Suave bacino, Fasio la mille di brace, vengo con corpo vicino, amare te me piace. Oh, 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 la 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 la,
dolce. Vengo con corpo vicino a amare te. Me piace. Oh, 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 la 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 la. Tango pulcherrima mano. Fasio blanchissime dita. Resto con corpo lontano, oh, dolce riverita. Tango d'amore latino, brillante tango argentino. Sangue qui pulsati in me, tango che muore in casche. Tango un suave bacino, fasio la mille di brace. Un corpo vicino, oh, amare te, me piace. Oh, oh, la 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 la. Tango la tua mirabilia, stringo le coppie del seno, te miro dentro le ciglia. Tua pelle rubente, fiuto capilli di fuoco, mordo con punta di dente, te sento e resto ioco. Tango suave bacino, basio la mille di brace. Pulcherrima mano, fasio blanchissime dita, resto con corpo lontano, oh, dolce. Adesso parliamo di Tutankhamon e del sarcofago restaurato. Sapete quanto ci vorrà? Circa 8 mesi, pensate un po'. Allora, il sarcofago del, oddio, non sciogli lingua, il sarcofago del faraone Tutankhamon verrà sottoposto al restauro per la prima volta nella storia. Il procedimento durerà almeno 8 mesi. L'archeologo britannico Howard Carter scoprì la tomba del re della 18ª dinastia nella Valle dei Re a Luxor nel 1922. Era intatta e comprendeva circa 5.000 manufatti. I sarcofagi e la preziosa collezione della tomba di Tutankhamon saranno i pezzi centrali del nuovo grande museo egizio che l'Egitto aprirà il prossimo anno vicino alle piramidi di Giza. Sai che non ci sono mai stata? Neanche io. Ma proprio... Io ho il mio piccolo sogno della crociera sul Nilo con Poirot. Mi hanno detto essere... stupenda. Sì, ma poi mi piacerebbe proprio vederli. Io sono attratto molto da... le piramidi. Sì, sì, sì. No, mi spiace molto, come dicevamo prima, che appunto questo signore che ha aperto la tomba, poi ciulato tutto quello che c'era dentro, che ci siamo comportati così, perché lì si è approfittato di un popolo, insomma, indigente particolarmente in quel momento. Io rimanderei tutto indietro. Allora, ci fa piacere, qua a 2 passi da Milano, Torino, museo bellissimo, sì. Londra ne ha uno spettacolare, insomma, la roba degli egiziani è ovunque tranne dove deve essere. E io questa roba qui non è che mi fa impazzire. In un mondo come quello di oggi, insomma, sì, siamo sempre tutti un po' rabbiosi e rognosi, però io chiuderei tutto e rimanderei la roba esattamente dove era, ricomporrei la stanza come l'hanno trovata. E allora la vuoi vedere, non vai a Torino, non vai a Londra, vai in là. Egitto. Esattamente, perché allora è come smontare il Colosseo. Che non sarebbe così sbagliato, No, è questo che mi dispiace, insomma, è come noi stiamo vendendo, svendendo la nostra Italia, prima o poi qualche cinese comprerà il Colosseo, poi lo smontano e lo portano via. Ti immagini? Beh, e guarda. Noi compriamo la Tour Eiffel. No, meglio il Colosseo. Sì, dai, meglio il Colosseo. Almeno non fa ruggine. E poi, insomma, per la metà storia, 2000 passa anni. Con quei 4 ferri, certo. Ecco. Cioè, ci teniamo il Colosseo.
Non scherziamo. No, beh, su questa roba davvero, io credo, insomma, è stato rubato tanto e questa cosa è brutta. Poi ecco, è l'unico popolo che è stato veramente depredato, non ci sono altre etnie o... Sì. Non ce l'abbiamo, il museo dei Maya, nonostante anche lì c'è parecchia roba. Lì hanno fatto veramente dei danni, insomma, tra obelischi, di tutto è stato portato via. Tanto ancora c'è, sicuramente chi poi l'ha scoperto sono gli occidentali, però insomma, che tristezza. Io veramente rimanderei tutto indietro, punto. E poi non puoi più andare a Torino a toccacciare tutto? Le statue. È per quello che rimando tutto indietro. Mi hanno sgridato troppe volte. Così dovrai andare in Egitto, molti no, però adesso, per andarci. Scherzi a parte, credo che sia la cosa più corretta e che è non vero. Credo sì. Poi lì non so, ecco, chi è proprietario di quella roba? Il museo, non credo. Lo Stato italiano, non lo so. Chi è proprietario di un reperto che ha 4.000 anni, che è stato praticamente rubato e venduto? Io credo il museo. Questo io non lo so legalmente come funziona. Questa era la... Perché ovvio, se sì, però... non lo so chi è proprietario. C'è tanta roba. Tu pensa solo a quello che abbiamo visto noi in quell'occasione. Sì, perché sai, un conto i dipinti che girano, ma per esempio il Museo Egizio, in effetti, a chi appartengono le cose che ci sono dentro? Esatto, i dipinti possono appunto muoversi, intanto viene fatta l'installazione temporanea, esatto, l'artista quindi, di turno, quindi le robe... Infatti. Esatto, però cioè, questo tipo di roba, che poi è tutta arte funeraria, perché di questo stiamo parlando... dovrebbe essere riportata dove era, cioè non ne capisco la cosa, ecco, tutto di punto. Quindi chiudiamoli tutti e mandiamo tutto indietro. E andiamo a farci tutti una bella vacanzina in Egitto! Ecco, non lo so, però guarda, adesso mi si è aperto un dubbio, mi devo informare come funziona legalmente, perché hai acquisito una cosa che appunto comunque in origine è stata portata via, perché l'Egitto non li ha venduti. Come è arrivata lì, come è arrivata a Torino, dici? Eh sì, cioè Torino, Londra è ancora di più, Sì, sai che non sono mai stata. E quello era un inglese, la roba più di valore è là, e c'era parecchio oro, pietre, insomma, Torino è sicuramente grande, bellissimo, però insomma, non c'è tanta roba, più che mummie, sarcofagi, certo. Non è che, insomma, è un po' noioso diventa anche a un certo punto. Per quello ti dico, più utile è ricontestualizzare e ricreare l'installazione originale. Secondo me sarebbe la cosa in assoluto più bella. Va bene, basta, ci mettiamo un punto prima che creiamo un incidente diplomatico. Però ci informeremo così e impariamo una cosa nuova. Tra poco parleremo della carica dei gemelli, se ce la facciamo, perché tempo sì c'è, ma non troppo. Ma qualche obelisco l'abbiamo dato indietro, anche se però era stato donato. Che bravi! Mi viene in mente qualcosa, sì. Che non so se è stata Cleopatra a regalarlo ad Antonio ed è arrivato qua, è stato su, l'han tirato giù e l'ha mandato in re. Non lo so, anche quelli, però vabbè dai, un obelisco in una piazza ci sta, facciamo che ce l'hanno regalato. Tutta quella roba però no, andiamo di là. Andiamo? Ti seguiamo, vai. Venite con me. Eccoci, e allora andiamo a parlare di ultimo minuto, il tempo inizia a stringere, le linee ci sono, ne ho parlato pochissimo ieri sera proprio in una pillola, fate attenzione perché questo portale lo vediamo adesso, nel pomeriggio probabilmente non c'è ed è quello che ha i contenuti che escono dagli schemi diciamo più chiassosi o in questo momento più attesi, perché oggi il 990 e l'8889 non sono chiassosi, sono rigorosi, dobbiamo assolutamente usarli. Allora, qui parliamo di tre strade, vediamo l'elenco così poi sto zitto e vi faccio correre nel portale dove sapete avere un costo bassissimo al minuto. Firenze-Genova, già qualcosa vi ho svelato l'altra sera parlando dei numeretti isotopi che sono nel dettaglio il 5 e l'8, qui viene fuori il cosiddetto terno perfetto, vi spiegavo anche ieri pomeriggio durante la diretta che la scelta di mettere questa parola nel terno perfetto nasce da un calcolo che è apparentemente non complesso, ma diventa poi complesso valutare quei tre numeri quanto valgono su quelle ruote, perché possiamo fare tutti i calcoli del mondo, ma se poi a livello statistico quei numeri, passatemi il termine, fanno schifo o sono in ritardo o non hanno insomma una consistenza interessante, non ha senso proporli. Viene definito così perché è veramente un ottimo, ottimo terno. Da una semplice condizione che è quella dei numeretti isotopi. Lambo di agosto, e qua lo dobbiamo portare a casa, secco e su ruota col 90,
E qui vi voglio, perché noi da questa traiettoria dei cosiddetti numeri di Lotto Estate, i numeri dedicati alle vacanze, e li abbiamo giocati due volte, abbiamo vinto l'altra sera il 30 e 45 dal Palermo-Roma e abbiamo avuto vincita su Palermo e doppio 45 sia a Palermo che a Roma, e anche l'ambo di figura 9, il 18 e 45 al terzo colpo era proprio dentro qui in questa giocata. La riaggiorniamo, potete averla al tasto 3. Un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento, con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento, perché qua mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Yeah. Agrigento, 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 Agrigento. Gemelli tutti quanti al raduno nell'Ohio, circa 3.000 gemelli hanno partecipato proprio nel fine settimana dal 2 al 4 agosto al Twins Days Festival. Eccoli, guardateli, il più grande raduno annuale di gemelli che si svolge a Twinsburg nell'Ohio. Il colpo d'occhio doppio e talvolta anche triplo è stato davvero notevole. Guardali lì. Beh, poi l'impegno anche e ovviamente di vestirsi e mettersi alla stessa. Certo. Parliamo di omozigoti, giusto? Quelli omozigoti uguali, perché esatto. Sono identici, sì, da sì, quello sì, che si vede anche da questa foto. Beh, ma è una prerogativa per partecipare al raduno o no? E credo di sì. Perché c'è una netta differenza tra eterozigoti e omozigoti. Io guarda, il servizio anche che ho visto. Sono tutti uguali. Sono tutti uguali. Tra gemelli, ovviamente. Sì, non so se poi gli hanno inquadrato. La mamma è una sola. Certo. Ovviamente. Ok. 3.000 gravidanze. No, a meno che. No, sto pensando. Non lo so, non ho visto, non ho letto niente. Ah, può essere allora che sia proprio per. Per quelli identici, sì, uguali, uguali. Che fanno sempre un certo effetto. Sì, è vero, è vero. Sì, perché gli altri è vero che sono gemelli, ma essendo diversi
possono sembrare anche due fratelli non gemelli. Ma a volte anche neanche fratelli. Cioè a volte, tre, esatto, sì, altezze diverse, sì, colori totalmente diversi. Sembra una volta addirittura chiari, di un po' cresciuti anni diversi, è cioè vero? Uno più grande, uno più piccolo. Sì, 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 sì. E dice una, questa è sempre una roba molto curiosa, perché insomma poi il gemello omozigoto è anche scatenato nella letteratura montagne di pensieri e di cose particolari, è così, sì, poi che c'è bello questa particolare unione. Sì. Mi piace un sacco il mondo dei gemelli. Sì, è vero, ha un fascino tutto suo, questa cosa che si dice che uno sente dell'altro, sì, e poi l'essere interscambiabili, cioè belli, stamattina non c'ho voglia, senti, se vai te, tanto basta essere sempre più o meno uguali, no? E quindi devo dire, questo tipo di gioco, vai te a fare quell'esame, perché poi sì, sì, ovviamente le teste sono diverse, dove sei più bravo, questa cosa. Bello. Da bambino mi sarebbe piaciuto tanto averne uno uguale uguale, poi meno male che anche ce n'è, a me, ce un n'è po' solo sogno di uno. Tutti. Allora, non era una mia deformazione mentale, ok? Anch'io, anch'io. Molto bene, 4 minuti, quindi noi ne abbiamo 3, uno ce lo teniamo per i saluti e chiudiamo in bellezza con l'88 e il 90. Andiamo. Bene, tempo poco, linee sufficienti per l'895-095, dove c'è, l'ho già detto, lo ripeto e lo rivediamo anche oggi pomeriggio, il contenuto nella sua semplicità più importante. I più attesi tra i cavalli di battaglia sulla quarta, quindi questa sera del mese, sono l'88 e il 90. Stiamo per giocare un ambo, un terno, non c'è altro. Tasto 3 per averli. And free and the fall. Buonissima giornata e vi aspettiamo, 14.30, sempre con noi, sempre qui su 7 Gold, sempre Casalotto. Ciao Marco! Grazie, grazie buona Arianna, giornata. Mi raccomando, perché ci rivediamo più tardi, ma poi sicuramente l'appuntamento più atteso e più importante è quello di questa sera alle ore 20, dove andiamo a vivere, lo dico ancora, la quarta di questo mese. Grazie e ci vediamo più tardi. Tutto in diretta in anteprima nazionale, allora incrociamo le dita e ci vediamo tra qualche ora. Ciao, ciao a tutti!